Sarà passato un quarto d'ora in due minuti. Bom, hoje é domingo, mas nós chegamos aqui no Il Borro. Vamos fazer uma visita e fazer uma degustação. Depois vou contar para vocês. Tuscan Bistrô Borro Bar. Spa, gym, piscina, pool. A che ora è? 11, 11 e mezzo. Verso le 11:30. Parlo che io sono l'importatore. Si chiama Andrea e Andrea Macula, importatore. Puta, che lugar! Fa le bestie. Lì all'esercito non c'è nessuno e non bisogna dire niente. Ok, va bene. C'è. Paraíso. Circa è un villaggio di origine medievale che è passato durante i secoli sotto varie famiglie nobiliari, è stato dei Medici, è stato per la appunto dalla famiglia dal Borro che gli ha dato il nome, è stato è finito sotto mani di una famiglia tedesca, fino a che verso il XVII-XVIII secolo è stato comprato dalla casa del Duca d'Aosta, che era una casa cadetta, una famiglia cadetta dei Savoia, l'ex famiglia regnante d'Italia. Era sempre del Duca d'Aosta quando Ferruccio Ferragamo ha deciso di comprarlo. C'era venuto diverse volte in vacanza perché veniva usata più che altro come tenuta di caccia o comunque un luogo per riposarsi dal Duca d'Aosta. Ferruccio Ferragamo, dopo esserci venuto, si è innamorato del posto e nel 93 ha deciso di comprare l'intera tenuta, che comprende non solo il villaggio medievale, ma anche tutta una serie di foreste, campi
e per l'appunto vigneti. Bisogna pensare che sono più di 1200 ettari, di cui l'87% è foresta. Bosco. È bosco. Prima di andare, possiamo andare al bagno? Oh, certo, perché siamo arrivati. Tutta la tenuta manca, cioè, diciamo, è la tenuta storica che è stata acquistata. Piccola era ridotta praticamente a niente, perché il Duca d'Aosta gli erano rimasti qualcosa tipo 2 ettari scarsi. Per fare una rima con il Duca d'Aosta era un... è una parola brasiliana, ecco. In portoghese. Certo. Cioè, gli erano rimasti un paio di ettari che non curava neanche tanto, prendeva le uve, le faceva vinificare addirittura da un'altra parte, faceva un Chianti, diciamo, di semplice. Sì, da tavola, diciamo. Invece l'idea di Salvatore Ferragamo, per l'appunto, era quella di fare dei bei vini. Ma questo è preso per Ferruccio o per Salvatore? Allora, l'ha acquistata Ferruccio, poi nel 95 Salvatore l'ha convinto a vendere? No, fare una società. No, fare i vini. Ah, fare figlio, ah, Salvatore, ok. Sì, perché il... di qua? Ah, ok. Perché il... il padre di Salvatore è Ferruccio, quindi Ferruccio ha comprato. Salvatore è parte del consiglio di amministrazione del Bor, l'ha convinto a fare vini sul serio, okay. Per bene, dei vini che avessero, che seguissero l'impronta di vino che voleva dare Salvatore all'azienda, quindi dei vini con una loro personalità e con un respiro internazionale. Quindi dal 95 in poi inizia una serie di studi geologici sui terreni della tenuta per riuscire a vedere i vari tipi di terroir e capire quali erano le uve migliori per ciascun terroir. Okay. Quindi si è proceduto a piantare anche non solo il Sangiovese, ma anche altri vitigni internazionali come il Merlot, il Cabernet Sauvignon, il Syrah e anche lo Chardonnay. Quindi, ovviamente, dopo questa fase di rimpianto ci sono voluti alcuni anni prima che i vigneti fossero produttivi, e questo ci ha portato ad avere come prima annata il 1999, quindi la prima annata del Borro è il 1999. 6 anni dopo l'acquisto. Eh sì. È grande. Sì. Infatti ci serviva molto più spazio rispetto alla parte vecchia della cantina. Allora, durante la vendemmia, che facciamo, raccogliamo tutto a mano fra l'altro, durante la vendemmia le uve vengono portate là dietro, dove adesso è tutto buio e chiuso per preservarlo, per evitare che si sporchi il meno possibile. Si è pulito. Esatto. E le uve, prima di essere vinificate, passano almeno una notte in cella frigorifera, di modo che non parta alcuna, non so, fermentazione alcolica che non dovrebbe partire. In questo modo, oltretutto, possiamo riuscire a vinificare intere parcelle di vitigno tutte insieme, senza doverle spezzare. Ho capito. Ok. Ovviamente dopo la notte in cella frigorifera i grappoli vengono fatti passare sotto un lettore a fibra ottica che ha un settaggio in cui vede dei diversi tipi di difetti che possono avere gli acini, e una volta rilevati praticamente elimina l'acino che non va bene con un getto d'aria pressurizzata. Wow! Una volta finito questo processo possono essere spremute. Mamma mia! Fenomenale, no? Passa una fibra ottica. Fenomenale. A uva passa uma fibra ottica e faz uma leitura. Se a uva tiver qualquer tipo de problema, dá uma soprada de ar e tira lá fora. Eu vi isso com cortiça. Com cortiça, eles fazem isso. Incrível.
ovviamente vanno in una pressa soffice e vengono e fanno la fermentazione alcolica per quasi tutti i vini, quasi, abbiamo qualche eccezione, avviene in questi tini di acciaio a temperatura controllata. Ovviamente per i bianchi non si va mai oltre i 24 gradi centigradi, per i rossi dipende dal tipo di rosso, ma è sopra i 26-28. Questi tini servono anche come stoccaggio per lo Chardonnay e il rosé, perché una volta finita la fermentazione restano sulle proprie fecce fini ad affinare per un paio di mesi e poi li imbottigliamo e sono pronti per essere. E quello è vermentino? No, noi non abbiamo vermentino. Io pensavo che avevano per vermentino. No, non abbiamo vermentino. Sbagliato. Abbiamo lo Chardonnay, che non è usuale per effettivamente per la zona. Il vermentino è più lungo la costa della Toscana. Quanti litri in totale c'è il Bor? Allora, io posso dire, mi ricordo le bottiglie. Bottiglie, facciamo ok. Facciamo circa, dipende dall'annata, ma sulle 300.000-310.000 bottiglie ogni anno. Ok, grazie. Qual è l'età da Ferruccio? Quanti anni? Ferruccio? 70, 60? No, ce n'ha quasi 80. 80? Mi pare sia sui 78-79. E poi da qui? Io pensavo che era da meno. No. Perché Salvatore è morto a quale anno? Ah, no, ma no, allora Salvatore Ferragamo è morto. Ma da chi è morto? Da quanti? Oddio, negli anni 80? Sì, nei 70-80. E poi, per appunto, c'è stato Ferruccio. Ferruccio ha smesso di lavorare alla Ferragamo Moda, ma è sotto lockdown. E da quel momento si è dedicato completamente al Borro. Sì, adesso lui non ha praticamente quasi niente a che fare con la Ferragamo Moda e si dedica completamente al Borro. E con lui, per l'appunto, ci sono i suoi figli, Salvatore Ferragamo, figlio, e Vittoria, che è a capo dei progetti quelli più sostenibili come l'orto, la parte delle galline con le nostre uova, insomma tutta la parte eco-biosostenibile del borgo. Bello. Dunque, qui siamo in una delle gallerie che collegano la parte nuova alla parte più vecchia della cantina. A me questa piace chiamarla la galleria degli esperimenti, perché è dove troviamo i nostri vini più sperimentali e quelli che proprio non si trovano ancora sul mercato, perché sono proprio ancora alla fase di esperimento. Wow, fantastico! Esatto. Ma possiamo dopo assaggiare questi esperimenti o no? No, quindi no, perché non li ho assaggiati neanche io. Mi ha lasciato salivando, Si vede quel che si può fare. Guardiamo. Allora, qui ci sono le anfore in argilla che usiamo per la vinificazione del nostro Petruna in anfora. Allora, il Petruna in anfora è un vino che ha un 100% sangiovese, che fa l'intero processo di vinificazione in anfora, quindi non solo la maturazione ma anche la fermentazione alcolica. Riempiamo le anfore fino a un 70-80%, lasciamo che parta la fermentazione alcolica. Una volta che è finita, si mettono questi tappi isobarici per mantenere sotto giù il livello di pressione, sempre comunque in un botte grande. Esatto, e lo lasciamo invecchiare per 11-12 mesi come vino. Ci sono delle particolarità per questo vino. Allora, innanzitutto l'anfora non dà alcun sapore, non è neutro. Dà niente, sì, è completamente neutra, quindi il sapore di questo vino è l'espressione più pura del sangiovese che si possa trovare. E sono lieviti selvaggi? No, sai dire. Abbiamo dei lieviti, usiamo dei lieviti indigeni, ma non usiamo solamente quelli che si trovano sull'uva per far partire la fermentazione. Cioè, abbiamo dei lieviti selezionati dalle nostre uve, okay. Sempre comunque biologici, ma non facciamo, perché non facendo solo quei lieviti selvaggi che si trovano sull'uva, non si ha la garanzia che poi durante la fermentazione venga svolto tutto lo zucchero o comunque okay. Che fermenti proprio tutto il vino, okay. È quello.
E la seconda caratteristica dell'argilla e dell'anfora è il livello di ossigenazione. Il livello di ossigenazione dato dall'argilla è circa 10 volte superiore rispetto al legno. 10 volte? Esatto, quindi questo implica che questo vino... Non così, è la prima vescovo. Questo vino è a un... corre il rischio di essere ossidato. Come si fa a evitare questa cosa? L'ossidazione può essere combattuta ovviamente con il tannino, quindi per tutto il tempo anche della maturazione questo vino è sempre in contatto con ogni parte dell'uva, quindi semi, bucce, ma anche il raspo. Ah, ok. Quanti percenti di raspo? Come? Di raspo, qual percentuale? No, la percentuale non la so. Ok. Ma per esempio non è il 50%. No, è molto meno. Cioè, ovviamente 20, la maggior parte 20 è o 30. Sì, penso 20 o 30. E richiede un sacco di lavoro stare dietro a questo vino perché, ad esempio, nei primi 3 mesi di maturazione richiede almeno 3, ecco, ora mi viene solamente in inglese il termine. 3 punching downs, 3 follature manuali al giorno per anfora. Ok. 3 per anfora ogni giorno per 3 mesi. Poi si può diminuire la frequenza 3 volte a settimana, però insomma i primi 3 mesi è un vino a cui bisogna stare molto dietro. Bravo. Bisogna starci molto tempo. Bravo. Qui lo potete vedere, ci sono tutti i semi che affiorano. Barbara. Oltretutto la vinificazione in anfora è molto molto ecosostenibile perché un'anfora dura finché non si crepa. Mentre una barrique noi la usiamo al massimo 4 volte 5, e poi comunque va cambiata. L'anfora finché non si rompe può continuare a essere utilizzata, quindi è molto molto più ecosostenibile. A proposito di barrique, qui abbiamo un altro nostro, questo è un esperimento per l'appunto, è un 100% Cabernet Sauvignon che fa tutto il processo di vinificazione nella barrique, quindi dalla fermentazione alla maturazione. In questo caso durante la fase di invecchiamento non lo teniamo a contatto con anche con i semi e con il raspo perché comunque c'è il legno, però ecco, per l'appunto ancora non è stato lanciato sul mercato, dobbiamo vedere, si pensava di uscire forse a settembre, forse ottobre di quest'anno. Okay. Di quest'anno 100% Cabernet Sauvignon, sta circa da più di un anno in maturazione in barrique. Barrique, robotte, barrique. Noi come barrique usiamo solamente barrique di rovere francese a un livello di tostatura medio-basso, che non vogliamo che il legno sovrasti il vino, cioè facciamo vino e non parquet. Lo prendiamo solamente da 3 tonnellerie in Francia, la Baronne, la Sédiamont e la Taranceau. Ok. Qui un altro esperimento. Ecco, sì, quello è un esperimento che stiamo facendo con lo Chardonnay. Ah, ok. Questo è con lo Chardonnay. Allora, questi sono dei cliver. I cliver sono dei contenitori fatti in un materiale che è praticamente vetroceramica, è un misto di ceramica e è praticamente il contrario dell'anfora. Qui il livello di ossigenazione è quasi inesistente. Queste non stiamo cercando di fare uno Chardonnay invecchiato solamente in cliver, ma queste fanno parte di un blend sempre solo Chardonnay, in cui una parte di Chardonnay viene invecchiata in barrique d'acacia, una parte invecchiata in barrique di rovere e una parte in cliver. Il cliver serve a lasciare comunque al vino quella parte di fruttato e floreale
che l'invecchiamento in legno va a far scomparire, essendoci meno ossigenazione, lo chardonnay qua dentro mantiene meglio gli odori secondari. Sì, sì, sì. Questo formato fai anche il movimento continuo? Questo è per il circolo, sì. Ok. Sì. Sono esperimenti con quantità veramente limitate, si può dire. Okay. di mille bottiglie e poco più. Ok. Il coltivo è tutto biologico. Tutto biologico. Benissimo. Abbiamo iniziato la conversione nel 2012 e l'abbiamo terminata nel 2015. Okay. Quindi dall'annata 2015 sono tutti biologici i nostri vini. Fantastico. E ormai sono tutti biologici perché sono tutti oltre l'annata 2015. È la tendenza, no? Sì, sì. Ma in realtà è anche qualcosa in cui la famiglia Ferragamo crede molto, la sostenibilità. Quindi tutto il borro è improntato a una filosofia di ridare alla natura quanto più possibile di ciò che la natura ha dato a noi, si cerca di ridurre gli sprechi al minimo, anche sia l'osteria che il Tuscan Bistro seguono la filosofia farm to table, cioè veramente dalla fattoria alla tavola, cercano di usare okay. ingredienti più a 0 km possibile, per l'appunto se usano le uova delle nostre galline, e la naturale, pasta, regionale, il pomodoro lo facciamo noi, quindi facciamo tutto in casa, si prova. Qui abbiamo ad esempio le pupitre, in cui sta facendo il remouage il nostro bolle di borro, che è un metodo classico. È l'unico metodo classico che esiste a 100% sangiovese. Wow, che fantastico! Esatto. Un bianco di uva nera. Esatto, è un blanc de noir, però di sangiovese. Questo è l'unico. Questo andiamo a assaggiare, no? Questo si può. Carina. Questo vuole più che volentieri. Il bolle di borro ha come... Ovviamente per riuscire a spumantizzare il sangiovese servono degli accorgimenti, quindi invece che vendemmiare il sangiovese verso fine settembre, inizio ottobre, quello per il bolle di borro viene vendemmiato a fine agosto. Così abbiamo un livello di acidità che gli permette di affrontare il processo di spumantizzazione e di riposo sui lieviti, che per quel che riguarda questo spumante è di 60 mesi, quindi 5 anni. 60 mesi, wow. Ovviamente il... No, in realtà non è un blanc de noir, in realtà è... perché è un rosé. È un po' rosato. È buccia di cipolla. Ah, è molto elegante. È buccia di cipolla. Ok. Mi devo correggere, sì. Anzi, non mi spiace, il portoghese non lo parlo, mi spiace. Dunque, qui siamo di fronte alla fase successiva dell'esperimento sui cliver e il legno. Qui è sempre usato per lo chardonnay questo tipo speciale di botte chiamato Alma. La Tonnellerie Baron ne produce pochissime ogni anno di queste Alma, che sono fatte per 3/4 di legno e la base è fatta dello stesso materiale. Interessante, non avevo notato. La struttura della botte è fatta in modo da mantenere il movimento. Sì, da mantenere il movimento del vino e del microcircolo. E si voleva vedere se un vino, se lo chardonnay invecchiato in questo tipo di contenitore risulta uguale o anche migliore rispetto al blend dello chardonnay invecchiato in cliver, in acacia e in rovere. Okay. Perché se il risultato è uguale o migliore, perché se è inferiore non va bene, a quel punto utilizzando le Alma si risparmia tempo e spazio. Ok. Sul lungo periodo, perché all'inizio queste... Ma in questo caso già c'è l'assemblage? No, qui proprio si mette direttamente il vino
in purezza, solo Chardonnay. Solo Chardonnay. È un altro esperimento. Esatto, è, okay, la, è la parte successiva. Invece, okay, di avere un blend di Chardonnay invecchiato in tre maniere diverse, okay, fai uno direttamente qui. Esattamente, in un materiale, okay, in tre materiali diversi. Grazie. Siamo il nostro magazzino. Qui abbiamo... Ma è tanto grande qui, Laura? No, non è così grande. Ci sono posti che sono molto, molto più grandi. Noi siamo sempre a cercare nuovo spazio per i bimbi. Sì, qui ci sono i grandi formati. Okay. 12 litri, eh? Sì, anche. Qui ci sono... Lindo. Qui è dove teniamo tutte le bottiglie quando... Quando c'è un ordine tendiamo a etichettarle e spedirle, okay, no, ma non etichettare troppo, claro, in anticipo, perché non si sa mai quale mercato ti chiede cosa. Ok. Ecco. E qui giungiamo alla prima galleria che è stata costruita a partire dal 95, quindi questa galleria ha solamente... 28 anni, solo 28 anni. Solo, solo 28 anni. E lo noterete dopo, l'architettura richiama quella della parte più antica della cartina. Ah, ok. Questa serie di gallerie è stata fatta in questo modo, con questa pendenza, di modo da permetterci di sfruttare la gravità. Sì. Ah, il, okay, trasferimento del vino. E per l'appunto queste botti sono qualcosa di abbastanza speciale, perché sono delle botti che sono tostate con un metodo leggermente diverso. Se per una barrique normale la tostatura avviene a fiamma viva, per queste vengono usate solamente le brasce. Di modo da avere una tostatura molto più lenta, gentile, lenta, leggera, per dare un risultato, come risultato un vino molto più vellutato, cioè gli aromi speziati dal legno sono molto più setosi, molto più eleganti. Interessante. Noi invecchiamo ogni vitigno separatamente. Ok. Se abbiamo un blend, vuol dire che blendizziamo prima di imbottigliare. Ok. Però se il Syrah invecchia solo col Syrah, e il Cabernet col Cabernet, Merlot con Merlot. Certo. E questo è il punto migliore per fare le foto. Guarda. Madonna mia. Ufficio. Qui c'è la collezione privata della famiglia Ferragamo. Madonna, e quelle sono le ultime bottiglie rimaste della prima annata del Borro del 1999. Bello. Inizialmente non ne avevano conservate molte, inizialmente poi si sono resi conto che era un vino da invecchiamento. E hanno cominciato a essere molto più parchi nell'aprirle o nel venderle. Anche quello è in grado di sostenere dell'ottimo invecchiamento con il vino. Aspetta, tem quatro. Não, deve ter mais, acho que ali embaixo. É possível, mano. Display che avevamo fatto con tutte le annate del Borro, tutte le annate finora da lì, dalla 99 fino al 2018. Bella. E di là c'è una vecchia macchina che... Qui si giunge alla cupola, che è dove solitamente vengono fatte le degustazioni, quelle per i turisti. Noi abbiamo un'altra sala con una temperatura migliore per degustare. E qui purtroppo, se pensa molto bene alla costruzione meravigliosa, i rossi vanno anche per questo.
Chi è questo? Allora, quello che vedete lì è Alessandro Dal Borro. Uno dei questo dei... è un Borro. Esatto, questo è stato uno dei proprietari, anzi il proprietario più famoso del Borro. Lo è stato dal 1550 fino al 1600. Era un capitano mercenario e per l'appunto si è fatto strada nella vita facendo le crociate e comunque combattendo, tanto che si è guadagnato addirittura il soprannome di Terrore dei Turchi. Ok. Non possono credere che non viene vero, mi pare sia stato un... Secondo me era uno stratega, lui diceva alle truppe cosa fare, perché secondo me non riusciva neanche a salire su un cavallo, non avrebbe potuto sostenerne il peso in armatura. 100% Syrah, in cui la selezione già dei grappoli già dalla vigna è severissima. E per l'appunto quando riusciamo ad avere delle buone annate con tante bottiglie, forse arriviamo a 2000 bottiglie. Forse. Poi, sempre Magnum, sempre Magnum. Alessandro Borro si chiama. E è stato scelto il formato Magnum perché è quello migliore per l'invecchiamento. Sì. E quel che passano 3 volte le uva per la fibra ottica. Ma non c'è problema. Rigorosissimo. 2016 dell'Alessandro. È la ultima. È quella uscita dall'ultima uscita. Ok. Sì. Perché ha bisogno di tanto invecchiamento e anche in bottiglia. Tuttora l'Alessandro Dal Borro, il colore del 2016 è più porpora. Ah sì? Sì, non ha niente di granato, di aranciato, niente. Ecco, è ancora un porpora pieno. Spettacolo. Si può vedere la buffa. Che è buona perché praticamente vuol dire che il livello di umidità è quello giusto perché il legno delle barrique non si secchi troppo e quindi non perdano liquido le barrique, però richiede un discreto lavoro di pulizia perché la muffa deve rimanere sulle pareti. Questa è la parte più vecchia della cantina, wow. La parte iniziale che in realtà come struttura risale al XVII secolo, quindi è ben più antica dell'attività di vinificazione del Borro. Wow, si pensa che ci fossero le vecchie stalle comuni del villaggio medievale, okay. Però sono congetture comunque. Successivamente era un ambiente con la giusta umidità e la giusta capacità per poterci tenere il vino. Quando c'era il Duca d'Aosta, qui semplicemente lo usava come magazzino, perché come dicevo non aveva proprio neanche più la parte di vinificazione in cantina. Capito. Rimaneva, semplicemente teneva qua i vini. Wow. E poi si fa fare qui al momento teniamo solamente le barrique che sono al loro ultimo uso, quelle bocce che vanno sotto la collina ma che non sono praticabili e che non possiamo utilizzare perché ovviamente sono tutte medievali o comunque 1600, 1700 e non potremmo usarle sia perché non siamo sicuri che siano strutturalmente sicure sia perché ovviamente per operare come cantina bisogna rispettare degli standard sanitari. Certamente. E lì non si rispettano. Bisogna buscare si sconde, buscare scudi. Certamente. Olha. Certamente. Perché c'era turista che entrava lì e si scondeva. No, a noite ficava aqui, dopo tinha que ligar na cantina para mandar vir. Questo temperatura migliore, luce migliore. Sì, davvero. E sei un mostro. Speriamo che sia stata calata.
Sangiovese, il nostro questo è Sangiovese 100%. Buonissimo. Oh, isso aqui é uma preciosidade, uma coisa rara. Trata-se de um espumante 100% Sangiovese. Ele não chega a ser um Blanc de Noir, ele é mais um rosé muito elegante, casca de cebola e uma boca espetacular, estruturada, grande frescor e, por incrível que pareça, tem o toque do Sangiovese. Esse aqui, ó, 2016, só Magnum, só se faz em grandes anos, é um vinho espetacular. Lamentavelmente não vai para o Brasil, mas quem sabe um dia, né, André? Por que não? Vai depender da venda dos outros. Não, que esse, além de fazerem pouco, não é um preço tão acessível, assim, eu diria. Então, uma coisa vamos muito especial, né? Exato. Quilossá. De leve, viu, gente? Por isso que eu não trabalho com parafusos. Trabalho com vinhos. E sou amigo do pessoal da Via Vini. Tá certo, André? Salute! Sabe que você é mais que meu amigo, né? Você sabe disso. Ó, serviço do Giulio. Guarda ele, Giulio. Guarda ele legal. Não, finito, ele vino, Giulio. Eu tava subindo com a botinha. Aspettiamo.